Ted, sei tu, Ted? Sì, sono io, sono Ted, stavo usando il mio bong. Lo Mi spiace averti disturbato, scusami, Ted, davvero. Guarda, ma è che non funzionano questi maledetti alambicchi. Deve essere colpa del mio amico John che me li regala, però sono tutti fasulli, quindi non vanno bene. Volevo farti i miei complimenti perché sei riuscito in una conquista più grande di te, quella di farti riconoscere come persona. Sì, come persona. Insomma, ho passato un po' di guai da un punto di vista così giuridico, perché non volevano accettare la mia, come dire, identità umana e sono stato considerato come fossi un bene, no? Una proprietà e sono rimasto molto male per questo motivo. E per fortuna che ci siamo affidati a questo giovane avvocato. E che ha risolto un po' i nostri problemi, per cui insomma è nato anche un bebè, come si è potuto vedere alla Abbiamo fine del film. Con un... visto, però mi raccomando, Ted, resta lontano dal bebè quando ti fumi una canna. No, certo, ma io lì scherzo, lo faccio soprattutto per una questione così di filmografia, però poi in realtà sono veramente un bravo ragazzo, ecco. Ted, ma la tua amicizia con John, avete condiviso tutto? Cioè, lui come ha passato questo momento attraverso Ted, attraverso il suo, non più orsacchiotto, ma attraverso il suo amico. Esatto. Vedi Davide, sarebbe facile ricondurmi, rievocare, rinverdire il tema caro a Pascoli del fanciullino, ma in effetti quando il mio amico John era piccolino e appunto gli fu regalato questo Ted, questo orsacchiotto che è rimasto tale e quale, insomma, con quelle misure, con quella grandezza, e in effetti nella mente di John è successo che ci fosse... Come dire, un corpo mistico fra lui e l'orsacchiotto. Intanto un dialogo, si potevano capire, potevano parlarsi, poi John cresce e nel crescere, si mantiene questa amicizia. Certo, il tutto un pochino, così nella guisa di un mondo, fanciullesco, crescendo entrambi. Certamente io come Ted rimango sempre uguale, cresce il mio amico e se prima i concetti erano legati al mondo dei bambini, certamente crescendo si assaporano altri strumenti dialogici, no? E per cui si parla anche di ragazze, perché no? Poi succede questo magicamente, che nell'immaginario collettivo questo Ted comunica con tutti. Quindi comunica col suo datore di lavoro, comunica con la commessa del market, del mini market, la Tamilin, interpretata da Jessica Bart. E lì nasce addirittura una simpatia, un affetto, un amore, perché no? E poi certo ne Ecco. combina di tutti i colori, Ted unitamente al suo amico John alias Mark Mark Wahlberg, o Welker. viceversa. Come la coppia Ted e Tamilin ha vissuto poi la sua relazione? Perché si accorge a un certo momento la propria diversità. Non per fare sfoggio di cultura, però essendo io ho studiato, ho fatto il liceo classico, ebbene ricordo quando Dante, in modo molto apodittico, scriveva, dunque, trasumanare significar per verba non si poria. Ecco, in effetti non posso spiegarti come soprattutto la Tamilin si sia innamorato di un qualcosa di animato, cioè di un orsacchiotto. Però il fatto che si sia innamorata di me, di un orsacchiotto, questo secondo me costituisce una valenza e un riferimento per certe, che posso dirti, anche minoranze, per certi diritti che vanno rivendicati.
per la diversità, in sostanza. Ecco, per la diversità. Anche perché poi troviamo una situazione in cui un grande avvocato, un grande difensore di cause civili, di cause di diritti civili, con John, Interpretato da Morgan Freeman. interpretato dal grande Morgan Freeman, ecco, anche lui a un certo punto rifiuta questa causa. Sì, ma poi si vede nella fase dibattimentale, no? Esatto. La giuria si intenerisce e quindi ne esce vittorioso Ted con Tamirin. Ma tocca tanti aspetti, perché c'è poi l'aspetto anche dell'inseminazione artificiale. Lì, Esatto. sai, insomma, non è semplice sviscerare questo tipo di argomentazione. Ci Fra sono l'altro, diversi. ecco, è molto attuale, Davide, perché, come tu sai, è proprio fresca la notizia che la Corte di Strasburgo, oh, non mi veniva il termine, Strasburgo. ha posto l'indice sul nostro paese per quello che riguardava le coppie gay, Ecco qua, dicendo ecco, e di qui ti fermo mettere passo con i tempi, ecco, come fanno anche gli altri paesi europei. perché a questo punto svegliamo chi si nasconde dietro quel piccolo pezzo di stoffa e di cotone. Ecco, il grande Mino Caprio, un artista a 360 gradi, un attore prima che doppiatore, e Grazie. lo abbiamo riconosciuto in tantissimi personaggi del cinema e della televisione, per citarne poi anche alcuni, la serie di Star Wars, C-3PO, ma anche nella stessa serie poi di Seth MacFarlane, che è regista Sì, e protagonista di Ted, i Griffin, in cui consentimi interpreti. anche di dire questo, che poi io sono abituato ormai da Sì. 40 anni a essere, diciamo, sempre un po' diverso, no, nelle varie caratterizzazioni. Diciamo che Ted qui è un pochino molto più vicino alla mia vocalità, al mio modo di parlare, magari in gergo, come diciamo noi, più buttato, ecco, meno, diciamo, doppiaggesco nel Ok, senso del. più personale. Sì, comunque, ecco, molto autentico. Molto, molto veridico. E quindi mi fa piacere perché, insomma, non è una grande difficoltà, soprattutto è che è importante metterci l'ironia, e l'ironia, si sa, è una dote che appartiene alla personalità di ciascuno di noi. Quindi chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno, io spero di averne abbastanza, insomma, ecco. Io penso proprio che tu ne abbia abbastanza. Allora, intanto ringraziamo veramente Mino Caprio per la disponibilità e ricordiamo poi che Mino Caprio nella sua carriera, la sua formazione è realmente varia. Si tratta anche di un laureato, per esempio, in giurisprudenza, quindi stiamo parlando di diritti civili, per cui ha fatto riferimento alla Corte di Strasburgo e a quanto ha detto a proposito. Ecco, quindi continuiamo la nostra conversazione. Questo è un esempio. Noi abbiamo preso in maniera folcloristica l'esempio di Ted insieme a Tamilin, però in realtà oggi questo esempio si confà con quella che è la situazione delle unioni per le coppie dello stesso sesso. Sì, esattamente. Che io, vedi, devo dirti, molti dicono in modo così spiritoso e facendo dell'ironia, no? Essendo abbastanza tendenziosi e ironici, appunto, dice: ma chi ve lo fa fare di sposarvi? Guardate che non è tutto questo guadagno, no? Spesso si dice così, il Sì. matrimonio è fonte pure di grandi calamità, di grandi di disappunti, controversie, cioè vicissitudini soprattutto. Io capisco che si voglia a tutti i costi essere così rivendicativi ed essere legittimati ad avere gli stessi diritti di coppie eterosessuali. Adesso qui è Mino che parla, ma io credo che. Penso che anche che non sia proprio un matrimonio, ma chiamiamolo anche in un altro modo, Diciamo, come volete voi. quel qualcosa che possa fare sì che, insomma, anche queste persone possano Sì, contare un domani in una situazione di bisogno su quello che loro esattamente. ritengono il proprio partner. Certo, perché poi, torno a dire, la vita si presenta delle situazioni sempre piene di sorprese. E la morte appartiene alla vita,
E quindi in tema di diritti, in tema di realtà patrimoniali, questo va salvaguardato. Ma io stesso, che ho avuto dei colleghi omosessuali che si sono visti privati di beni allorquando il loro compagno, il proprio compagno, è venuto a mancare. E sono subentrati poi i familiari e si sono visti poi ecco, privati di alcuni beni che sarebbero stati loro, ma legittimamente loro, naturalmente loro, dopo tanti anni di convivenza, dopo tanti anni di affetto, di amore. E questo io lo ritengo ingiusto, solo perché perché sono facenti parte dello stesso sesso. E che cosa vuol dire questo, insomma? Ma anche lo stesso pontefice. Quando fu intervistato, mi pare, all'interno di un aereo durante un suo viaggio, e gli fu detto del concetto così, dell'omosessualità, della tematica legata all'omosessualità, lui disse: Ma chi sono io per giudicare? E veramente ci ha disarmati tutti con questa frase così profonda. Dice: Importante però, ecco, che non si vada però in un altro estremo, che è quella legata alla lobby. E allora sia la mafia e sia anche l'omosessualità, certo, perché c'è anche diciamo un certo tipo di omosessualità che può essere legata alle lobby, no? Ecco, cioè, importante è questo, che non entrino poi in campo delle strumentalizzazioni a livello di mercenarismo che e lì si va sull'illecito. Però Assolutamente. è chiaro il suo riferimento qual è stato. E nella pellicola, nel film di Ted 2, tra l'altro, appunto, si faceva riferimento all'inseminazione artificiale. Poi anche quella L'inseminazione. una frontiera, forse in Italia ancora un po' da metabolizzare, no? Da Cioè, se... metabolizzare, però quando io, Mino Caprio, torno a ripetere, assisto a delle persone, diciamo, omosessuali, e soprattutto mi riferisco anche ai maschi, perché pur di avere un bambino lo vogliono, per esempio, attraverso un utero in affitto, no? E quindi, certo, comprandolo. Io non so, capisco la volontà, il desiderio di avere un figlio, lo capisco anche da parte dell'omosessuale, certamente. Lo capisco perché quando si ama, si vorrebbe anche un figlio, certo, dalla propria persona, no? Ecco, sia donna che uomo. Però dico anche questo, io ho letto, mi sono un po' informato, quando il bambino nasce e quindi viene allattato dalla signora che si è prestata a questa gravidanza e poi viene staccato con violenza, devo dirlo, ecco, questo biologicamente non è bello, non Chiaro. è assolutamente bello. E io sono Allora, d'accordo con te. mi dico, perché? Ci sono tanti bambini, ecco, miglioriamo le leggi, cerchiamo di snellirle. Ci sono tanti bambini negli orfanotrofi che veramente non hanno né papà né mamma e che potrebbero vivere la loro vita anche in seno a una coppia di due donne o di due uomini. A me sembra di dire che preferisci, Mino, che un bambino stia in un orfanotrofio, cresca da solo, sì, in mezzo anche ad altri bambini, per carità, oppure magari lo vuoi vedere, lo vuoi trapiantare in una casa dove può avere i giocattoli, dove può essere amato da due uomini o da due donne? A me, guarda, di primo acchito, come prima sensazione mi viene da dire no, certo, non lo voglio vedere nell'orfanotrofio, preferisco l'altra situazione. Viaggiamo Ecco, sulla stessa questo è quello che lunghezza sento d'onda. io. Sicuramente non è un discorso da fare sì, netto, no, netto. Certo, va sviscerato, va affrontato, va parlato, va ruminato, va metabolizzato. Però, ecco, la prima sensazione che ho è questa. Sì, comunque va molto dibattuto, ancora siamo, Va dibattuto, sì. ecco, siamo molto, molto lenti, ecco, anche. Poi che sia sì o no, ecco, però il problema è che in Italia molti dibattiti avvengono sempre con estremo ritardo. E Allora, voglio neanche sottrarti un'ultima cosa, se mi sì, consenti, Dante. assolutamente. Io ho parlato anche con dei miei colleghi omosessuali che, per esempio, sono contrari al figlio di due coppie omosessuali, pur essendo loro gay, insomma. Sì.
Sì. Mi è stato detto, ovviamente non posso fare nomi, ma sono anche colleghi di una certa notorietà, di una vocalità molto nota al pubblico italiano, che mi hanno detto no, dice, questo non lo ammetto, devono essere di sesso diverso, deve esserci la mamma e deve esserci il papà. Questo a detta loro. Certo, non tutti la pensano così, però voglio dirti, ecco, anche nell'ambito dell'omosessualità ci sono pareri di questo tipo. Benissimo. Ecco, poi Ted, tra l'altro, fa anche un piccolo affondo alla dipendenza da pornografia. John, quando vede la sua, passa quel momento brutto in cui si lascia con la sua ragazza, però comunque c'è di tutto in questo film, c'è anche l'avidità dell'uomo che se non può avere, se si accorge di non poter avere quello che desidera, allora distrugge. D'altronde poi non potevamo aspettarci diversamente dal regista dei Griffin, che anche lì diciamo, ogni puntata è una stoccata, un qualche ambiente, un qualche... Ecco, allora, Mino... Secondo la mentalità americana, che in quanto ad autocritica non li batte nessuno, eh. Degli americani potremmo dire tante cose negative, però voglio dire, e anche positive, certamente, però come sono autocritici loro quando vogliono fare della satira, sono imbattibili, veramente, Assolutamente. tanto di cappello. E tanto di cappello a te, Mino, veramente per la tua carriera illustre. Stavamo ricordando dei personaggi. Ecco, io ricordo la mia infanzia era colorata dai Muppets, e la voce dell'attore Martin Short era quella proprio di italiana, era la tua. Sì, è vero, Era è di vero. Kermit la rana, oppure Kermit ricordando la rana. anche la serie di Harry Potter, anche lì hai avuto dei ruoli, oppure anche serie TV come gli Ermetici in prima linea, ma Come? anche Certo. in Star Trek, la Tata, il famoso Sì, maggiordomo Niles. Insomma, noi... 40 anni sono tanti. E non voglio dimenticare i miei maestri, soprattutto uno, Oreste Lionello, col quale per me nel 1983, quando vinsi il provino, grazie a lui, di Troilo e Cressida, il personaggio principale dell'opera shakespeariana Troilo, che poi sarebbe andata in onda su Rai 3, come serie televisiva appunto di questi classici shakespeariani. E beh, lì c'è stata la svolta per me. Io dico sempre una svolta universitaria, perché il grande maestro Oreste mi fece capire delle cose che io non conoscevo di me, nel mio intimo, nel mio profondo, delle vocalità nascoste. E me le ha maieuticamente partorite, e quindi me le ha tirate fuori, me le ha estratte, e io poi da lì ho conservato questo modo di pormi davanti all'Egio. Ricordiamo anche un altro tuo collega che di recente è scomparso, è stata la voce di Zio Paperone, un altro personaggio legato all'infanzia della mia generazione. Gigi Esatto. Angelillo. Nonché coniuge della carissima amica Ludovico Modugno, che immagino la sua sofferenza in questo momento, come debba essere così alta e veramente profonda. E, sì, io andrò fra l'altro alla Camera Ardente, che è stata esposta la Salma al Quirino, pensa, al Quirino a Roma. Quindi c'è stata questa concessione, che secondo me è giusta, perché Gigi Angelillo è stato un grande attore. Sì, anche nell'ambito del doppiaggio, senza dubbio ha detto la sua, ma ha fatto film, cinema, teatro, grande spessore. Poi sappiate una cosa, io lo dico a te, Davide, ma lo dico a tutto il pubblico: quando si diventa molto noti, popolari al pubblico, non è soltanto per la bravura. Ma ci sono certe alchimie, certe strategie, certi machiavellismi che aiutano appunto il soggetto in questione, l'attore in questione, a diventare magari più famoso, rispetto a un altro, ma magari quell'altro è molto più bravo. Questo purtroppo è il paese delle discordanze, delle contraddizioni. È diverso da come si agisce in Inghilterra, in Francia. In Inghilterra puoi stare anche in un piccolo teatro con poche persone, fai una performance eccezionale. Se c'è in quel momento un regista
un produttore che capisce il valore della tua arte, ma il giorno dopo ti ingaggia per fare il protagonista di un film importantissimo. Qui da noi non sarebbe mai così. Non basta solo la bravura, basta l'addentellato, ma ci vuole l'addentellato politico, ci vuole il cenacolo, ci vuole il salotto particolare, ci vuole la relazione, ci vuole stare sempre fuori casa. Cosa che purtroppo io non me lo posso permettere e mi annoierei pure, perché c'è la mia famiglia intanto in prima istanza. E quindi ecco, è così, l'Italia è questa, devi gestirti, devi venderti ogni giorno, ogni giorno. Oh, certo, se sei bravo meglio, ma fino a un certo punto la bravura, torno a ripetere, conta. Ecco. Beh, quello sicuramente gioca per primo la determinazione, ed è questo poi anche un consiglio che poi stai dando ai giovani, a noi giovani, perché siamo in una vasca di squali che mangiano qualsiasi cosa gli capiti a Esattamente. tiro. Già fatto C'è delle bisogno di proposte. serietà e di etica, ecco, E soprattutto queste due cose. tantissime persone e personaggi che, nonostante la loro carriera, nonostante la loro grandezza, dimostrino l'umiltà di Mino Caprio. Questo dobbiamo dirlo. Grazie, sono Grazie, gentile. grazie davvero a te, Mio, Sei perché davvero caro. Grazie, Davide, io faccio anche a te gli auguri per la tua attività e ti spero veramente ringrazio. tanti raggi di luce intorno a te.